Io faccio, farò lo psycho e intossicherò il gioco, lo dico. Pari di corso. No, qua parte in cazzo comunque. Un attimo. No, parto con la stream, intendo. Ah, io pensavo che prima almeno volessi starci in gioco, no? Tutto il caricamento pure. No, dai, proviamo a partire direttamente, va. Ok, e infatti adesso siamo online, siamo live. Ok. Ciao! Ciao a tutti, iniziamo finalmente Borderlands 2, in questa rassegna dedicata a tutti i Borderlands. Sono come al solito con Tiziano. Ciao mamma. Maddy, che era quello che ha parlato prima, che vuole fare Psycho. E ciao. Riccardo. Ciao. Ah, ok, stavo avendo il dubbio che non parlasse. Ok, niente, abbiamo deciso la nostra classe, che non me la ricordo più. Tiziana fa il necromante. Necromante. Maddy fa lo psycho. Hammer il... cos'è Gunz? Cos'è che si chiama? Gunzerker. Gunzerker. E io faccio il comando, che più o meno è quello che... quindi io e Riccardo facciamo pressappoco quello che era, abbiamo fatto anche per Borderlands 1. Ok, facciamo una nuova partita. Così vuoi un'altra storia, eh? Sì! In cui è in gioco il destino stesso di Pandora. Se non voglio uguale, te la racconto comunque. Prima cosa, c'era la cripta. Una prigione aliena da aprire con una chiave. La cripta a cielo aperto, vabbè. Ai guerrieri che l'aprirono. Ma da quando si chiama cripta qualcosa che è a cielo aperto? Delusione. Se non spoilerare. Comparvero nel deserto. Basta che c'è un buco. Non contenesse alcun tesoro. Si sbagliavano. La cosa c'era? Della cripta innescò la creazione di Iridium. Wow! Un preziosissimo elemento alieno. Che ben presto emerse su tutto Pandora. La sua comparsa. Ti fai le canne con quello. Tra cui Hyperion Corporation. Arrivò su Pandora per estrarre l'Iridium e per portare l'ordine su questo selvaggio. Cosa serve sta Iridium? Non ce lo spiega. Grazie agli scavi, l'Hyperion scoprì le tracce di una cripta ancora più grande. Il suo capo giurò che l'avrebbe trovata. Sì, un'altra cripta. Un'altra cripta. La fantasia proprio. Tutte. Ma l'Hyperion non era l'unica a cercare il potere alieno della nuova cripta. È difficile resistere al richiamo del pericolo o del bottino. Guerrieri arrivarono su Pandora a frotte per scoprirne i segreti. Li affronteremo tutti. Alcuni li chiamano avventurieri, altri li chiamano stupidi. Vabbè. Ma io preferisco chiamarli cacciatori della cripta. Ma sono sempre noi, ma che ce l'ho preferito. La storia inizia con loro e con un uomo di nome Jack il Bello. Addirittura. Puoi capire il perché. Jack il Bello è il numero uno. Okay. Miglior villain della storia. Ok, ora miglior guardiamoci sul filmato che villain. È bellissimo. Okay. Ah, dobbiamo lavorare per lui? Perché vedo che cerca... Best personaggio del mondo. Posso dire che è un po' una porcheria questo filmato? Come qualità visiva. Ultra solarizzato. È il clima di Pandora. Il clima di Pandora. Uè! Quella cazzo di che sadici. Ecco gli amici miei. L'ha steso. Ha la testa dura il nano. Complimenti al pilota. È peggio di me di questo. È stato scemo, ok. Guarda qua, fantastico. Cioè questo sta appeso via solo con è un treno qualche gancio ogni 8 vagoni. Che bei tipi. Quanto d'oro zero.
alla vostra rovina. La nuova torretta. Sono Axton. Che figona. E questa non c'è, o è la Mac? No. È la sirena questa? Questa è la sirena. Sì. Non abbiamo la sirena, cavolo. No. Cioè, sono tutti maschietti stavolta? No. Ecco. La micromante è una lei. Dici? Questo sarebbe Riccardo. Eh sì. Sono mo. Fa anche questo gli urlacci. E poi eccomi, il mio personaggio preferito. Che però non sta giocando. Cacciatore. Questo è lo zero, non è lo psycho. Questo no, è lo psycho. Però ho finito il gioco una volta con lo zero, lo sto finendo la seconda volta. Infatti sono già a livello 20 con. Ma lo psycho che caratteristiche ha? Spiegatemi le vostre due classi. Non lo so, per questo l'ho preso, perché mi fa cazzo. Ottimo. Posso permettere che degli assassini psicopatici raggiungano la cripta prima di me? Non fraintendetemi, è bello che pensiate di essere gli eroi di questa piccola avventura, ma non lo siete. Benvenuti su Pandora, amici. E ti è piaciuta sta roba qua? Sì, è bellissima. Vabbè, ma io l'ho mi raccomando, fai uno psycho fatto bene. Ah, ma lo posso scegliere adesso in realtà. Infatti tra l'altro lo possiamo scegliere adesso. Dai, io metto sì, perché è quello che ho creato prima, il Ganzer, che era già a posto. Ok, ecco qua. Necromante, che teste ha? Omicida. Ah, uffa, però dovrei giocare zero. Facciamo omicida. Beh, che colore. Non c'è il mio classico giallo-blu. Sbloccherai più avanti. Nome, ovviamente. Ok, confermato. Manca chissà chi manca, il solito ritardatario. Ragazzi, è bellissimo. Cioè, è bellissimo. È bellissimo. È mica una lei. Secondo. Ah, capo! Devo alzare. Oh, ci sei? Stavo scrivendo Neddy. Neddy, Nerdy. Nerdy non è male. Nome personaggio, Nerdy. Eccoci. Oh. Guardate quanto sono bello, fiero proprio. Questo come si chiama? Sento la mia puzza. Ah, quanto voglio l'inizio di sto gioco, però. Che faccia hai scelto, Rick? Può essere, sembra un nano. O lo psycho, no. Pelato e... cioè, mi assomiglia, insomma. Uè! Ma quanto sei basso? Infatti. Ma sei bassissimo! Ma chissà chi, sono un figone. Un bestione. Ragazzi, ma siete tutti bassi? Vabbè, psycho. Anche per me sei basso. Grazie. Medi è quello mezzo morto. Ah, anch'io. Vieni. No, chiama dorata. Finalmente. Una mini mappa, ma è un po'. È un po' mini. È un po' mini e un po' troppo zoomata, mi sembra. Ragazzi. Guarda, sei più largo che alto. Ma sei un nano. Oh, era una nuova. Sei vivo per un motivo e io. Ma forse è abbassato. È un nuovo pornostar che ci parla. È abbassato, maledetto. Si è abbassato. Ah no, è in piedi. No. Questo badile non si può prendere. Ok, andiamo a trovare. Clap trap. Allora, qua le prestazioni vanno bene. Sono un bel 120 frame circa. Però nelle prove che ho fatto l'ho visto scendere anche a 67, mi sembra, quindi resta che loro qua non sono capaci di ottimizzare i giochi.
I salti sono alti, ma non sono gravitazionali. Avete mantenuto il netcode, fa ancora perché schifo. Perché la health mia e di core è così alta? Favoritismi. Saremo raccomandati. Già rubare le cose, eh? No, no. Cavolo, no. Ma se... Cosa? Se cosa? Se sì, quando spari si sposta completamente l'arma, veramente... Ho visto. Poi sparando con l'imperatore c'è un'instabilità, sembra tipo Parkinson. Solo un po' di sicurezza extra. Bisogna tenere lontani quei bulimong o ti caveranno gli occhi. Pungibraccia organici. Cosa ho detto? Pungibraccia organici. Le siringhe si chiamano pungibraccia adesso. Sì. Clap trap pala place. Scusa per il casino, ma Jack scarica qui tutto quello che uccide. Banditi, cacciatori della cripta, clap trap. E sono così pochi. Sono contento, è solo perché i programmatori mi hanno dato questo tono di voce. Sono piuttosto depresso, però. Sai, le creature qui attorno sono pericolose, ma nessuna più del Bullymong Knuckle Dragon. Ha ucciso tutti quelli che conosco. Comunque, in quell'armadietto tengo una pistola per le emergenze. Ma qui dovremmo essere al sicuro. Ha un po' di braccio di troppo questo. Il ghiaccio! Ma no, che cattivo, crudele. Bello bulimo, io del bulimo. Crudelio. Indicatore obiettivo. Crudelio. Guarda qua. Ma si può. È orpo. È proprio un bullimog. Prendi un'arma. Ricompensa, bla bla bla. Sentiamo parlare questo. Cambiarono Pandora per sempre. Ma il loro tempo è passato. Grazie a Jack il bello serve un nuovo eroe. So che guarda che inquadrature sugli occhi che non sembrano i suoi. Questi giocano a poker. Wow, no, poker. Lì c'è qualcosa di interessante a parte il cesso. Non è il mio posto felice questo qua. Posso chiuderti dentro allora? Ok. Ah, c'è anche vieni qua. Vieni fino a me che capì. Basta. Se ti levi magari. Clicca B fino a me. Ecco, scusa, perché devi cliccare X, B? X mi dice. X, vai. Che figo! Wow, nuova. Okay. Ciao Zach, nuova interfaccia. Nuova feature, vecchie feature. Wow. Infatti c'è da capire anche i nuovi menu, fammi vedere. Hai sbloccato Natural Selection Annex. Cerca l'entrata nella Wildlife Exploration Reserve. Congratulazioni per essere... Ecco, non capisco cosa sono questi attendi di addirittura un secondo, due o tre secondi. Congratulazioni per essere entrato nel Premier Club. I personaggi che creerai partiranno con la reliquia del cacciatore della cripta e una collezione di armi Gearbox nell'inventario. Sì, che fanno cagare, però tranquillo. Immagino, spero, anzi. Grazie per aver acquistato un'edizione speciale di Borderlands 2. Ovviamente abbiamo la Game of AR. Hai sbloccato un costume personalizzato, una testa personalizzata e una granata fuochi d'artificio. Ok, vediamo come è fatto il nuovo inventario. Precisione, cadenza di fuoco, bla bla bla. Qua è chiuso tutto. E qua c'è la personalizzazione. Allora qua, testa... Sblocca questa testa. Sblocca questo costume. Ok, achievement. Questo cos'è? Registrazione e sorveglianza. No. Cosa ha fatto? Ah. Non come soldato e non come marito. Come? Ma cosa dici, Sara? Ricordi su Espias, invece di proteggere il dignitario assegnato al tuo comando, gli hai messo una cimice addosso, l'hai consegnato al nemico, li hai seguiti fino alla loro base e hai fatto esplodere tutto, con il dignitario ancora dentro! Sì, è stato fantastico! Questo non sei tu? Xenophon, Trace, Tantalus, hai sempre anteposto la tua gloria personale agli ordini, non ho bisogno di un soldato così. E allora? Vuoi farmi mettere al muro? A meno che non abbiano cambiato le regole per me, mi pare proprio che sempre qui significhi per sempre.
Alle 9 di domani la polizia militare ti condurrà nel carcere dove attenderai la tua esecuzione. Come tuo ufficiale comandante mi è vietato suggerirti di disertare questa notte. Dillo di nuovo, amico, nel registratore. Morirai prima di arrivare alla cripta, pazzo. Prima di carpire anche un soffio del suo potere, verrai bruciato, accoltellato e picchiato a morte mille volte, ancora mille. Quanto mi piace questa frase. Grazie per il suggerimento, amico. Pazzo e psicopatico. Continuate a parlare, qui. Quando tornerò dai miei uomini, verremo con dei rinforzi. E tu, e tutti gli altri in questo villaggio schifoso, anche vecchi, donne e bambini, brucerete come carbone. Come hai detto? Non ti ho sentito per via del rumore del tuo braccio che si rompeva. Basta. Allora, carino, no, ho visto che ok, così sono anche gli altri. Col tab esce la mappa e eccetera. Torretta Sabre, abilità d'azione, premi F per schierare la torretta Sabre. Ok, però in questo momento mi sembra di non avercela. Poi c'è questa cosa, riscatta gettone, cos'è? Scegli una ricompensa, lo state facendo anche voi? Energia massima, danni effetto elementali. Con energia massima più 1% di energia, ma non sei Zaga, cioè sei Simone. Allora completa le sfide, bla bla bla. Ok, basta. Cosa c'è qualcos'altro da sapere? Ma questa cosa qua non si può togliere dal mezzo? Ah, ok, si fa così. Zaino, appunto, dicevamo. Cos'è che ho qua? Contrada Skyrot. Reliquie del cacciatore della cripta. Aumenta la probabilità che i nemici lasciano bottino raro. Ok. Ah, queste sono le armi. Ma queste sono cose della... Ok, da una parte c'è lo zaino, da una parte è cosa. Va bene. Alla sprovvista, quindi la prima arma e alla sprovvista. Recupera l'occhio. Ok, volevo invece guardare un'altra cosa perché l'audio mi sembra... No, è bello che è tutto al massimo. Vabbè. Però è bassissimo. Ok, questa cosa cos'è? È lo spostamento. E però per ora è tutto bloccato, immagino. Muoviamoci. Un membro del tuo gruppo non ha il contenuto per andare lì. Ok, ma avete mica tutta la Game of AR? Certo, hanno detto di sì tutti. Sì, ma solo dobbiamo tipare. Il tipare è detto. Ma dimmi, sa che no, ce l'ho. Vabbè, andiamo. Guarda che se non ce l'hai. Ma sì, cioè, ma come faccio a prendere un personaggio che è della Game of the Year senza la Game of the Year? Ma che cazzo ne so, senza la Game of the Year? Non possiamo spostarci perché... Basta. Non possiamo spostarci perché siamo ancora nel tutorial. Sì, sarà quello. Infatti okay. Ho cliccato a caso per vedere cosa faceva. Mi faccio. Perché? Qua invece cosa c'è? C'è qualcosa qua. Okay. No, Prendi in automatico per terra. Oh, che visto bello. Che avanzamento. Guarda anche l'aurora boreale incrociata. Che bello. Vabbè. Che ha sparato qua? Ammazza, ma questo rinculo mi sbarella abbastanza. Ma più che un rinculo, questo mitra non mi sembra. Però quando ho fatto le prove ne ho usato uno che effettivamente continuava a muoversi destra a sinistra. È bello che la precisione era altissima. Ecco, per esempio, il 92,3% possono distruggere i cumuli di ghiaccio, ma basta anche farlo col corpo a corpo senza sprecare i proiettili. Ciao Simona, quindi. Ma Zack com'è, non c'è? Di quel robottino simpatico per raggiungere Sanctuary. Aspetta. L'ultimo bastione della resistenza. L'ultimo che arriva è scemo. L'unico posto in cui sarai davvero al sicuro. Raggiungi Sanctuary. Sono casatissimo.
Vedo che è un personaggio che si chiama Psycho e fa venire in mente i nemici che affrontavamo, no? Che si chiamano tutti... Ma infatti è uno dei nemici, questo è uno dei nemici. Ah sì? Come mai adesso? Ma non lo so, sarà un cacciatore della cripta Psycho. Dov'è che si va? Ah, dobbiamo tirare fuori il picciottino, allora è in fondo. Pieno. Ehi là, parla Jack, il presidente dell'IPA. Eccolo. Fatti spiegare come vanno le cose. Arriva un cacciatore della cripta, cerca la nuova cripta. Viene ucciso. Da me. Vedi qual è il problema? Sei ancora vivo. Quindi se potessi fargli un favore e ammazzarti sarebbe perfetto. Grazie. Ok, vediamo se troviamo un burrone dove buttarci. Adesso il personaggio più bello della vita. Per prendere il sushi. Oh, wow. Il mio occhio si è riacceso. Zack si fa il sushi stasera. Fortunato. Ascolta. La sua soddisfazione. Ah, ecco l'occhio. Farà male. Vediamo se farà male, come dice. Oh! Da con me. Ecco! Ah! Vai di accetta. Sei diventato tu quello corpo a corpo adesso. Guarda il nano. Dai, meno. È colpa tua, l'hai fatto scappare. Dagli sfinteri murali. Questo deve trovare questo. Cuccioli sono questo qua. Già siamo a 60 frame al secondo, ottimo. Su un hardware che nemmeno esisteva all'epoca. Questo livello, guarda quanto me lo scrive grande. Questo è un senso di livello. Ok, prendiamo l'occhio. Ottimo! Ora dobbiamo trovare qualcuno che me lo rimetta. Anche se sono certo che vorresti piantarmelo a pugni nel teschio, meglio lasciare l'operazione a un professionista. Ci penserà. Anch'io e Riccardo siamo degli appassionati di sushi. Non so gli altri. Molto. Ma che schifo il pesce. Oh mio Dio. È bello che viene da Napoli. Cos'è che mangi? I topi? Esattamente. Non è che a Napoli ci sono solo topi e pesci, cioè non mi piace funghi. Cartone e sacchi dello sporco. Scusa, la battuta cattiva, non lo so. Ragazzi, iscrivetevi dal canale. Qui c'è del razzismo verso noi napoletani. Oui, oui. Non proprio. Sei il mare e monti. Uno che ha il mare vuole i monti, uno che ha i monti vuole il mare. E Maddie dice non sa cosa vuole perché è Maddie. Esatto. Ho sentito dire che farsi mangiare vivi dai Bullymong non è male. Ci posso io. Esecuzione cambio di fase. È la nostra porno star. Assomiglia a. Non c'è problema, sono i benefici di un'idea. Ava Adams, che c'è un paio di meloni. Non da fine. Pornoattrice, immagino. Pornoattrice, certo. Cerca Ava Adams. Ok. Beh, tu le dovresti aver già viste, Riccardo. Mi deludi Tiziano, che non sai chi è. Anche Stoia, le classiche. Ha il paio di tette più belle del mondo, mi sa. Sono più ferrato sull'orientale. Cinema orientale eterogenea, c'è un po' di tutto, fantastico. Ok, adesso che abbiamo. C'è conoscenza. Adams. Ma la famiglia Adams. Adda. Fare pulizia a Berg. Ha trovato l'occhio di Claptrap, ma serve qualcuno che glielo rimetta a posto. Pare che quel qualcuno sia un certo Sir Hammerlock, che al momento risiede nella città di Liarsberg. Claptrap vuole che tu ci vada ora. Ho notato che non abbiamo ancora punti abilità, quindi molto probabilmente partirà dal quinto o decimo.
Livello? Medi? Vedremo. Come? Vedremo, non roviniamoci la sorpresona. Ok. Ok, saluta il shelf. Spara in bocca gli scarica. Giusto che stiamo parlando di... Tra l'altro il caricamento è veloce. Giusto che stiamo parlando di porno, spara in bocca. Tu, spara in bocca, spara! Ecco, Tiziano, cioè, non sei stato veloce a fare la battuta. Esatto. Enzo Vegna! Non ci ho pensato. Tanto la live è per adulti e vaccinati. Per adulti, attenzione, gente di Pandora, parla già Gilberto. Cos'è che hai da dire? Quindi possiamo dire un milione di dollari addirittura. Tiene ancora in palio una taglia di Roland, l'assassino a capo dei Crimson Rider. Buona caccia banditi. Non possiamo fare noi la Ok ragazzi, Flint. Voglio che troviate quel cacciatore della cripta e me lo portiate. Flint. Cos'è questo Flint? Io sono già entrato. Bravo, vai a farti ammazzare, dai. Siamo qui a guardarlo che muore. Perfetto. Prima attaccano i banditi di Capitan Flint, poi spunta Claptrap. Devo essere stato terribilmente... Questa pozzanghera di sangue. Non funziona questo. Guarda che texture definita. Wow. Perché mi spara? Stronzo. Sentiamo. Non è male come proposta. Io non vedo l'ora. Faccio fatica a non accettare questa cosa. Caspita, si muovono qua i personaggi, i nemici. Non stanno fermi a... Sì, davvero. Guarda, cioè, si muove in modo lineare, per cui... Però si muove. E però il fatto che l'arma si muova così rende più difficile ovviamente la mira. Complicatissimo in effetti. Oh, eccolo Zach. Ciao Zach. Vabbè, per fare headshot sinceramente ci fai reso conto di cosa hai preso esattamente? Sashimi, uramaki, cosa hai preso? Bukake. Perché no? Non è molto... Come, io lo ordino sempre. Sì. Ti metti in mezzo. Guardate. Prima lascia andare Claptrap. Sapevo che Hammerlock avrebbe cambiato idea alla fine. Siamo come due gocce d'acqua. Due proiettili in un caricatore. Due nani cannibali nella faccia di... A noi piace, a me piace molto anche i Gunkan con il salmone piccante. Adesso scemo. Piacere di conoscerti, cacciatore della cripta. Sono... Non è che ho rotto il gioco? No, no. Mi sembra che tu sei morto o mi sbaglio? Servizio. Okay. Ho visto qualcuno morire, ma no. Io ho saltato il video. Ma perché mi riesco a muovere? Ciao! Grazie. Ma come hai fatto a morire? Poi te lo spiego quando sarai più grande. Ma come fai a parlare con questo volume così basso? Ma io, lui, chi? Non ho capito. Ora se vuoi darmi l'occhio del robot, per favore. Cioè questi l'hanno testato, tutto ha preso. Dagli l'occhio. Dagli l'occhio. Che aspetta l'occhio? Diamogli l'occhio, toh. No, mi potremmo stare avanti ancora qua un'oretta e mezza a girare. Vediamo. Però lui è un esperto. Avanti. Non potevamo esplorare l'area un po'? Vediamo. No, fidati, andiamo avanti perché è brutto qua. Come è brutto qua? Cioè, c'è tutto quello che sto adesso guardando. Sì, ma il gioco chiederà di esplorare almeno per 3 ore. Va bene, okay. Quindi fidati, è meglio andare prima un po' avanti. Quindi andiamo prima in questa zona, si mette che è il centro. Oh, questo funziona forse. Wow. Ma solo pistola, eh? Non sapevo di avere un... Ma si fa niente tanto. Inutile guardare lo shop e tanto... Ragazzi, 5 dollari costava usare la televisione.
Ragazzi, se ne sono andati qua, eh? Ti ho dato l'achievement? Vi state perdendo la storia. Ma oh, cazzo, no, dimmelo prima. Te lo sto dicendo da un'ora. Mi sono perso. Sono quasi al finale del gioco. Avanti, funziona, maledetto. Ah, oh, materia fecale. Il tabellone materia fecale. Gli devono averlo disattivato prima di andarsene a Sanctuary. Volevo inserire alcuni lavori da darti. Ma perché non puoi dirci la voce, no? Devi inserirli i lavori lì. Certo, te li darà a distanza ovviamente. Ok, ecco infatti. Fare pulizia a Berg. Salva la... Lyersberg incontra Sir Amelok. Ah, questo l'abbiamo consegnato, ok. Ok. Allora ti piace Lyersberg? Capitolo 3. Ora hai uno scudo. Gli uomini di Capitan Flint hanno ucciso chi è rimasto. Ma questa città non è abbastanza grande. C'è un posto per una sola specie bipede letale discendente dalle scimmie all'Ayersberg. Anche se Capitan Flint ha ucciso tutti all'Ayersberg. Ora puoi lavorare su più di una missione alla volta. Non credo debbano bighellonare in giro mancando di rispetto alle memorie degli abitanti. Se potessi ripulire la città da loro sarebbe davvero gentiluomo. Gli obiettivi sull'interfaccia si fa anche il gesto così. La missione attiva dal registro missione del tuo dispositivo Echo. Bulimog ignota. Cosa è successo a Elena Pierce? Vabbè. Fai il bullo con il bulimog. Usa. Ah, ok, personalizza. C'è un bagno? No. C'è anche il respec, si può anche modificare i... Ah. Se cadi muori o... No. No. Ok. E tutti ste buchi? È da lì che escono questi... Ah, sono gli sfinteri. In effetti potrebbe assomigliare a uno sfintero. Ok. Allora, ripulisci lo stagno, ripulisci il cimitero. Il cimitero è dato per... Ok, tutt'altra parte. Ah, mi piace che se premo M esce la mappa, se ripremo M non si chiude. Grazie. Grazie Gearbox, siete ottimi designer. Vi riconfermate. Se fai il tab. Tab sì, ma come M no. Qui c'è il cimitero. Sì, strunzata. Oh, mi tiro i ghiacci. Oh. Mi sono perso un po' di azione. Arrivo subito, baby. Arrivo subito. Sfida completata. Wow. Quale? Di uccidere? Ah, penso. Ciao. Mazzo tutti, va mazzo. I Bulimong ci penseranno due volte a razziare pacifiche cittadine in futuro. Speriamo. Tabellone delle inserzioni, per favore. Energia. 37 frame qua. Non si può scrivere e lamentarsi con la... Perché è un pessimo PC? Con il Gearbox dire, ma scusa, io voglio i soldi indietro. No, è finito ormai. Il periodo di garanzia di Borderlands è finito. Magari per Borderlands 3 sì. Ma c'è la Puppa Milorso. Ma questa cos'è che era? Ah, lo spostamento. Ma che come quelle scritte? Questo poi lo riparerà e diventerà la bacchetta. Dobbiamo consegnarlo, no, dov'è che è? È qui, dove sono sta rampa. Ah sì, ok, eccolo qua. È lui qua, quello qua, punto di domanda. Ok. Rendi più lunga possibile la dipartita di Capitan Flint. È piuttosto stronzo, davvero. Mm-hmm.
Se vuoi sopravvivere un po' qua fuori, ti servirà uno scudo migliore. Ti suggerisco umilmente di fare visita al vecchio rifugio dei Crimson Rider. Devi prendere l'ascensore per raggiungerlo. Allora, si chiude qua, si apre sull'ultima finestra aperta, ok. Bene. Quindi qua adesso si prendono le quest senza dover leggere praticamente, mi pare, devi leggerla qua. Ok, prendi la pelliccia di Bullimong 4. E perché non ce l'ha data finora? Forse abbiamo appena preso questa quest. Raggiungi la nave di Claptrap. Dopo che Jack il Bello ti ha abbandonato da Windshare Wast, dandoti per morto, sei sfuggito alla morsa del freddo e hai incontrato un Clap TP, General Purpose Robot, l'ultimo rimasto su Pandora, che ti ha arruolato come tirapiedi. Dovrai aiutarlo a uccidere Jack, distruggere il guerriero e salvare Pandora. Ora che il suo tirapiedi è ben armato e impaziente lottare, Claptrap pensa che sia il momento di andare a Sanctuary, l'ultima città libera su Pandora. Per raggiungere Sanctuary dovete riprendere la nave di Claptrap dal nefando Capitan Flint. Tra l'altro il Capitan Flint è il nome del capitano nel Black Sails, che è una serie su Netflix molto bella. Flint è il capitano della Nobel, famosissima Nobel, l'isola del tesoro. Esatto, sì, deriva da quello in realtà, perché la serie Black Sail è basata appunto su quel romanzo. Ma dice da cosa deriva, non da cosa deriva, che poi l'ha preso perché deriva da... Ma sì, perché è più facile... È impreciso! Ma fan bagno, è più facile sapere, conoscere la serie Black Sail che è un libro. Volante! Siamo in Italia, non dimenticare. Non per offendere nessuno, però voglio dire... Capito, ma se uno non e poi è un libro che si legge ma quando sei piccolo. L'isola del tesoro. Tiro? Anzi, tra l'altro non sono sicuro di averlo letto. Un ostacolo però si frappone tra Flint e voi, lo scagnozzo di Flint, un esperto di esplosivi di nome Boom Bium. Vabbè, brutta giornata, bla bla bla. E poi vai da Brewster Shield Basher. Hai visto Ava? Cosa ne dici del davanzale? Sir Armerlock suggerisce che se vuoi andartene vivo da Southern Shelf ti conviene prendere uno scudo migliore. Vuole che tu vada in un negozio abbandonato, ex rifugio dei Crimson Rider, chiamato Brewster Shield Basher. Una volta che sei lì puoi acquistare uno scudo. Ma se ce l'abbiamo già, vabbè. Ok, dove sarebbe questo postaccio? Completamente un'altra parte, quindi dobbiamo passare nel canyon qui, a quanto pare. No, però segnala che forse c'è un'altra quest. Funziona adesso questo? No? Qui c'è stata una rissa nel frattempo, ma non è. Perché c'è un punto esclamativo, ragazzi? Bello, eh? Soprattutto non so se hai visto i dettagli. Perché a parte la dimensione c'è anche qualcos'altro molto interessante. È abbastanza raro. Vabbè, finiamola col porno in questo momento. Faremo la sessione live apposita. Un attimo, momento. Se tu... No, peraltro non posso tappare perché ho paura che si inchiodi il gioco. Ah, guarda Riccardo, l'hai visto sicuramente. No, non posso leggere la chat di Twitch o mettere un'altra finestra. Okay. Ho timore. Jack ci pagherà e io giocherò al gioco della campana nella vostra cavità toracica. No. Sì, una milfa. Eccolo qua. Ora possiamo esplorare. Vedi com'è molto interessato al sesso. Per ascoltare la chat. Aspetta. Allora come butta? Lo scambiamo due chiacchiere da quando ti ho dato per morto. Pensi di morire assiderato là fuori? Probabilmente no. Ti ammazzeranno prima i banditi. Aveva piuttosto bene. Vedi com'è. Un pony di diamanti. Quindi, è una figata. Ok, ciao. Vabbè, dai. Diciamo è la decima volta che ascolto questa conversazione, mi fa sempre ridere. Almeno è doppiato anche abbastanza bene come ritmo.
sono morto, addio mondo. Ciao, vabbè. Ci sono? Ma rotolano. Sono ma tornato. Che capolavoro, veramente passi da gigante. Niente ultime parole per l'ottavo. Se non fosse perché per il frere di me. Ma perché questa pistola non è precisa per niente. Grazie, ti voglio bene. Sempre nei guai. No, ma c'ho sta pistola che lo scudo non dura. Oh, c'è anche l'effetto nero, ma hanno lasciato questa cosa del limite del... Hai svegliato il devi salvarci. Aiuto. Però ci si può anche spostare stavolta. Nuova energia. Abbiamo dirottato il treno. Mi sto cervellando per trovare no. Cioè, è energia ghiacciata? Ma mi sembra... Testa di merda in tuo onore, mi sembra così immaturo. Sai cosa ti dico? Credo che ci penserò un po'. Vabbè, dai, devo dire che un avanzamento anche sui personaggi c'è stato. Hammer! Nano terra! Però non c'è più. Nano terra! Mi attacca di quei quarti di carne. Ma guarda come spara, è impreciso. Ma perché mi deve far diventare cieco? Questo? Comunque è impreciso perché devi usare molto un'arma per sparare bene. Ah, è sempre l'RPG, quindi. Ma io sto sparando a me. Ma c'è il coso, okay, se okay. Prendi il fire. No, eh? No. Sì, ma voglio dire, quando tu prendi la mira così, in teoria dovresti anche tenerlo fermo con due mani. Invece, quello grande. Mi piace in questo nuovo veste, Riccardo. Ma cos'è che mi... È passato da essere un folle grande e grosso, esatto, al suo contrario. Esatto. Pur mantenendo qualcosa di comune, cioè per esempio la dimensione delle spalle, è ancora uguale. No, 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 no. Quello che ho mantenuto comune è il fatto di morire sempre per primo. Sì, però sei tozzo, oh, mettiamola così. Questo non si accende. Oh, questo campo. Cos'è quello? No, ho sbagliato. Ma tra l'altro, ah sì, devo andare lì. Uscita per Southern Shelf Bay. Questa qua cos'è che è? Trovo la registrazione. Abbiamo lasciato indietro. Ragazzi, qualcosa. Secondo solo che devo fare una cosa per la scienza. Secondo solo? Per la scienza? Sì, bisogna mettere un'arma qui dentro. Aspetta. Dove che sei, scusa? Ma cos'è una cosa che sento? E c'è scritto lasciare le armi qui dentro. Tu ce le lasci, tra l'altro. È ovvio, c'è scritto in un cappello. Però vedi, cadono. Bravo. Adesso non la recuperi più perché c'è un glitch grafico che di sotto muori. Uffa. Oh no, sono morto. Basta il livello. La scatola dei fusibili del rifugio ha smesso di funzionare dopo che Claptrap ha cercato di integrarci, sì. Difatti qua c'è da mettere un fusibile che... Ok, proviamo ad andare là o... Non c'è niente lì. Ah, vedo che c'è un povero disperato. Ding, level 4. Esatto. Ma tutti insieme stavolta? No, da sinistra, ragazzi. Perché io sono passato senza sparare un colpo. Nel momento in cui sono passato, vedo. Mamma mia, che fastidio. Ma dopo smette di fare questi oscillamenti, Maddy? Come? Dopo la smette di fare questi oscillamenti tra un po'. Cioè? E quando sparo mirato va a destra a sinistra l'arma. Sì, dovrebbe essere il rinculo e comunque la tua abilità con l'arma che aumentava più la usi. C'era anche nel primo, però era molto più difficile, cioè non si notava più di tanto. Non è male, come cosa. Ma Rick, non puoi semplicemente venire un po' più a riparo? Perché se devo venire lì a morire anch'io non è che...
Ah, qui si può salire, o è finta? Ah, guarda che si sale sulle scale anche. Aspetta, che evoluzione. Scusa, è colpa mia. Io ho rubato. È una foto della con tecnologie esplosive. Numero di morti. Ok. E questo simpatico. No, via, via, via. esplosivo. Guarda come volano cose. C'è qualche denaro là sopra. Ragazzi, bisogna correre attraverso la cosa elettrica. Ah sì. Uno. Vai avanti. Vai, due. Vai. Tre. Offriti volontario, no, vai. Aspetta. Non mi ha bussato chiaro, ma. Dai. Imbroglione. Che cavolo di rumore è? Cos'è che state facendo al microfono? Beh, quella è la mia tastiera, No, no, no. Per me è Medi che sta passando qualcosa. Te lo stai strusciando in qualche parte intima, eh? Sta tentando di interfacciarci. Non voglio sapere dove sta provando a ficcarselo. Medi. In faccia. Raise your... Senza munizioni. No, senza munizioni. Che fare reggae. Allora, se dobbiamo immagino che quando uscirà il 3 sarà 15 frame al secondo, visto le prestazioni che sono capaci di tirare fuori. Il predatore lì che sta qua a prenderla. Arrivando... Prenditore lì. Si è tirato una cacca. Bella. Manca la torrettina. Mi lasciate un'arma, che io sto senza shotgun. Dovrei avere lo shotgun. Maledetti. Sì, ma sai che c'è, trova la registrazione della stiamo facendo i cazzi nostri completamente. E dall'altra difendi parte, claptrap, inserisci fusibile che è questa, vediamo dove che la dà. È completamente un'altra parte. No, ci ho detto che ci mancava. No, dobbiamo prendere la pelle. Facciamo quella della pelle, perché ci stiamo facendo i cannoni di pelle, ci sono. Anche quello è tutta da un'altra parte. Ma cos'è sta roba? Per prenderla dovrai strappargliela di dosso a mani nude. Indebolisci un Bullymong sparando. Che brutto questo effetto. Vabbè, comunque qua non ha senso starci. A parte che lo indica come se prendi una pelliccia di Bully. E dov'è? Non c'è stato, devo ammazzare. No, devo uccidere il Bullymong di prima. A mani nude. A mani nude? Sì, dobbiamo finirli a mani nude. Capito. Vabbè, ma in teoria quell'indicatore lì dice solo... Che lì ci stanno i Bullymong quando li ammazzi. Moria bene. Mills. Sai che questa è una... con la H. Sarà Mills. Non la conosco Mills, questa. Ma state sarà ancora Mills, parlando di... S.E.? Sì, di... Ah, di Cinema S.E., ok. Cinema S.E. Impressionismo francese. Ah, okay. O anche oddio, che impressionismo dalle facce che fanno. Sì. Oh, okay, ok. Ok, andiamo a vedere. No, quella. ragazzi, che glitch fighissimo. Eh? Cosa? Che problema c'è? Filippo, vieni subito qua, per favore. Guarda la scienza. La scienza? Vediamo, guardami. La scienza. Guardami come mi glitcha tutto, guarda. Aspetta. Non vedo cosa. Aspetta. Vediamo questa scemata. E cosa, aspetta, quale sarebbe il glitch? Guarda me. Mi vedi? No. Oltrepasso le cose. Ah, ok, il tubo. Il filo. Sì, guardami! È altissimo! Non so come. Ok, vedi, possiamo andare avanti. Che questa cagata qua. Allora, andiamo a vedere se troviamo altri scimmioni.
Vedete? Hai riparato l'ascensore, vero? Ottimo. Ora sali al rifugio e compra uno scudo. Tira la leva. E lì dove c'è Maddie la leva, giusto? Ma dove era il fusibile, scusa? L'avete trovato voi? Maddie sta facendo le quest per conto suo, mi sa. Giusto? Mori a Mills, dopo guarda. Vero che qua c'è la leva? Ecco. Eccoci. Saliamo. Comunque pare che bisogna lasciare un'arma Gor, qui. Tiziano. Ciao. No, Gor. Ehi, verrà anche lui. Ah, cavolo. Dai, vai, un ascensore, eh? Un ascensore, non è che vuoi dire. Oh, guarda come lampeggia di vero. Te lo tiro così già lì e non perdi tempo. Ah, 153? Ah, quella è un'offerta? Quella è un'offerta? Cos'è? Oh, che bello. Ben fatto. È gratis? Ma chi me l'ha fottuto? Ma chi vuoi che sia? Ce n'è solo uno vicino, Sei troppo lento, Filippo. Quanto vuoi soldi, ma non è neanche soldi. Come pretende troppo che devo comprare uno scudo? Ma che cavolata... Che cosa ti vendi la roba? Hai 20 armi che non ti servono, ti vendi la roba. $30. Allora, facciamo così. Vediamo un attimo qualcosa di meglio. Una rapid spinning gun. Questo è un rifle. Rifle. Piccolo rifle. Cos'è lo spinning gun? È una specie di incrocio tra un minigun e un assalto rifle. Vabbè. Rifle. Va bene, hai ragione. Rifle, scusa. No, non volevo. Boh. Potrei vendere quello che ho già. Un secondo, livello richiesto 4, metti su questo, no? Come si fa a mettere lo scudo? Ok, dove ve l'ho messo? E questo c'entra, cioè c'erano due di scudi, cos'è che vuole? Devo comprare per forza o se l'ha data buona? Non okay. Lo so, se metti la missione lo scopriamo. Sì. Basta che forse basta che lo comprava qualcuno. Vabbè, già che bello, infatti da consegnare, scusa. Ok, andiamo avanti con i tizi. Qui c'era qualcosa, probabilmente sì, ma niente importante. Va bene, andiamo avanti con... se mi butto da qua muoio? È abbastanza alto. No, non ci sono danni da caduta. Non ci sono mai danni da caduta? Guarda che ti vengo a prendere a casa, Non mi fido. Non ci sono. Vieni giù da un grattacielo e non ci sono. Ok, andiamo a vedere da di là, andiamo a vedere se troviamo qualche altro. Ma come spara questo? È leggermente impreciso, però vabbè, vediamo. Aia, danno, dolore. Ah, un uccellino. Cosa stai facendo? Non te lo posso dire. Te lo dico quando sarai più grande. È un trastino. Here comes that boy. Beh, stavo morendo, però... Mi elevo! Lotta per la vita! C'è un ritmo di fuoco schifosissimo. Sono morto! Ah, no. The first time! Ma potete... Ah! Ce ne sono alcuni là sopra! Ma sei tu o no? Ma sai che... Ma Maddie, sai che ti confondo con i nemici, porca miseria? Potevi scegliere una skin più colori, quantomeno, qualcosa di... Ma è la più colorata che c'è. Comunque, grazie a chiunque tu sia. No, Filippo, no. Voglio ringraziare Filippo. Mazza, finito?
Is your glass here? Ragazzi, comunque mi sto flippando tantissimo, la cosa è odiosa. Filippo, salta qua sopra dalla sopra. Qui bisogna... dalla piattaforma. Vieni qua, Filippo, fai questo. Dimmi che... dimmi allora, se fai questo, lo dici a tua sorella, ok? Quando, quando mi chiama o a Chiara, io dico, o a Chiara, fai questo, indicando verso il basso, fai questo a Chiara, ok? Ma a me non mi dici un cazzo. Salta su sto telo rosso. Oh Cristo! Cosa stai facendo? Mi sono esplosi dei cristiani addosso. Mi sono cagato in mano. No, figurati se non ti caghi in mano te. Ma ascolta, per Natale gli regaliamo un pacco di... Sto facendo io, cioè. Gli regaliamo un pacco di pannolini, va bene? Ti ringrazio. Ci sono le scale, perché non le prendete? Che dovete fare tu sei... Andiamo. Eccolo! E suo fratello Byung! Ah, ok, ecco. Ma che bello! Bombalo! Yappi! È qualcosa là che gira? Oh Cristo, io non ci ho vita! Big Bertha si chiama? Big Bertha, Rick! Beh, sì! Il nome del... del cannone di Hitler. No, e anche di Total Annihilation. Era Total Annihilation. Sì, ma lo prendo da quello. Un cannone. Bene, grazie. Io sono morto, sa? Anche cioè, se facendo... nell'altro durava praticamente più di tutti a terra. Come esplodono con gusto. Andiamo, Nano. Mi sa che finché non prendo le abilità sono una tipa. No, sì, ma tutti in realtà. Preferisco. Per ora il gameplay mi sembra un attimino più decente, mi dà fastidio. Delle morte più alte, mi sa. È ancora lì? Sì. È che muori. Scusa. Con due. Critico, mi è piaciuto il critico. Ok, rimane. Ma non c'è. Eccomi! Eccomi! Abbiamo punto abilità! Dov'è lì, cavolo? Devi avvicinarsi un po', mi sa. Guarda che ce la fa sotto. Ti chiami Maddy tu? Oh cazzo, senza munizioni. Ho provato, ragazzi. Dov'è? Ma non è facile, uno dietro. Minchia. Ce n'è uno dietro. Ok. Vabbè, comunque posso dire già adesso che è più decente del primo. Sì, esatto. Ma te l'avevo detto, ma comunque il primo è vecchissimo. Ma non c'entra, non c'entra se è vecchio. Il vecchio non è importante per un già gioco. Più... Sì, lo so, ma non aveva forma come gioco. Era un gioco, non so che cazzo volesse essere. Ciao Tiziano, è più... Sono... Non è che l'utenza. Porta Mensa ha definito qualcosa, Zack, hai visto il video di Rage 2? Tu Tiziano l'hai visto? No. È fatto dall'Avalanche, cioè da quelli che hanno fatto Just Cause. E da Lady D, ma non so. No, oh, volevo anch'io finirlo lì. Grazie Quinto. Sono sempre io che ti tiro su, ricordati, io tu fammi un bel regalo, io ti rifarò i pannolini, ok? Mi sembra perfetto, una cosa giusta. Lei è troppo umana, una cosa molto alla pari. Ma Maddy, scusa, mi scappivo. Ancora sono armato, ha caccato in giro.
No, io Code non lo guardo a priori, non mi interessa. Non so, c'è una, un prurito quando penso a Code. Ma è qua 40 frame, non si sa perché. Poi, passa da 100 a 40. Allora, mettiamo il punto, vediamo i punti. Dov'è il mouse? Dove è? Ma eccolo qua, ecco il 2. Allora, beh, primo lo devi mettere per forza, sì, nella torretta. Filippo, okay. Entra nel cannone. Ok, posso Gunzerkara adesso, ottimo. E cosa sarebbe Gunzerkara? Sparo come un pazzo. Sono incazzatissimo. Ok, facciamo un ricaricamento. Non so, Code non mi ispira. E i miei pettorali hanno pettorali. Voi che abilità avete? Io mi trasformo in una persona incazzata. Ah sì, di più di quello che non sei. Esattamente. Ah, fammi mettere lo scudetto qua. Ok. Proviamo a fare... Così cosa fa? Accidenti. Cioè, c'è una X che non fa niente. Vai a provare questo doppiettone. Proprio un pezzo di pietra, cazzo. Cioè, squadrato proprio. E come si lancia? Con la solita F o no? L'abilità. Probable. Probabile. Potrei aver cercato di organizzare un ammutinamento sulla nave di Capitan Flint prima del concerto. Oh, che carino qua. Anche la luce. Allora, ok, ragazzi, però qua non dobbiamo andarci adesso in questo momento, torniamo. Come? A andare, sai che stiamo facendo l'intera live senza guardare quello che facciamo. Vabbè, ma l'intro, questo è il livello introduzionale. Va bene che siamo presi da questa meraviglia grafica, abbagliati da questa nuova, da tutt'altra parte dobbiamo fare quest in basso, strage, guarda. Vabbè, noi stiamo facendo la main quest adesso, quelle sono sub quest. No, ascolta, in realtà non stiamo facendo la main quest perché adesso è tutto di sotto. Ascolta, no, andiamo là, andiamo avanti con le pellicce. Medi, non mi viene da... No, perché hai ucciso questo qua? Era che sta venendo fuori dallo sfintere. Ma chi è che va a uccidere quelli che sta uccidendo i lapirichi? Stronzo. Non ci devo curare, stai andando per conto tuo. Vedete, ragazzi. Lascialo lì, Medi, ma si arrangia. Merita la punizione. Torniamo indietro e basta, dai. Venite qua dove sono io. Arrivo. Se no, per finire Borderlands ci vogliono 2 anni. Prendere la pelliccia, in realtà devo finirla, ok? Aspetta. Ok. No, ho sbagliato. Mamma mia, questi esplodono con 3 colpi. Che musica, wow. Basta, proviamo il top 2. Ok. Se il fucile cecchino è buono, che te frega. Manca uno. Ragazzi, sto giocando da solo? Oggi Filippo ha le sue cose. Che stavi dicendo? Ma stava parlando a posto. Vieni qua, grazie, sei gentile, vieni qua tu. Dai qua. Hai preso tutta la pelliccia che mi serve. Portamela e il mio fucile da cecchino sarà tuo. Non c'è bisogno, torniamo di là, siete arrivati in ritardo, l'ho fatto tutto io. Brutus, torna da Clap Trap.
Pensavo, adesso sta andando a perdere tempo. Mi piacciono queste quote fisse. 19 esattamente 19, ma non potrebbe fare, non so, da 18 da 16 a 20, no? 19 esattamente. Questo perde ragù quando muore. Ok. Poi raggiungi Claptrap, trovo la registrazione. Questo invece è nel villaggio, quindi andiamo nel villaggio. Che musica fantascientifica techno. Fantascientifica techno. Tecno fa, no, tecno. Tecno funky, bellissimo. Il mio figlio si chiamerà così, Tecno Funky. Okay. Tecno Fantasy. Ti uccido. Da grande vorrà la tua testa, però sono. Esatto. Non intervengo io. Gli dirò anzi che ha ragione, se vuole gli darò anche una mano. I panni sporchi si lavano in famiglia. Ma che fa? Ah! Yeah, che no. Carino Death Trap! Death Trap ti va. Lo sapevo che era gravissimo. Death Trap di Gore. Ah, non l'ho visto questo. Cos'è che fa? È un robottino? Sì, che fa i cazzi suoi e mina. Fa i cazzi suoi. Ma tra l'altro c'ha un range esagerato. Sì, è vero. Ha appena fulminato un cristiano che era a 2 km di distanza. Dai, andiamo. Vai su. Ok. Ah, ora allora, posso tranquillo. Vediamo sempre $5. Cosa mi fa vedere? Le tette con $5. Ah, ma sta morendo. No. Uno in più, uno in meno. Non capita mai. No, ok, la registrazione. Non toccatemi ad me. Sta qua. Stronzi. Qui dietro? Eccola qua. No, ma allora non aiutatemi, cioè ammazzali tutti i medi, bravo. Tranquillo. Fai cazzo sono i medi, ok. Batman! Ehi, gente! Come state? Parla Jack! Cosa significa tutto questo? Scusi, come ha detto di chiamarsi? Pierce. Beh, signorina Pierce, e non mi smetto il cuore dicendomi che è signora Pierce. Questo treno non vi appartiene. Vuole girarsi e guardarmi in faccia, tesoro mio. Questo treno è stato legalmente requisito sotto... Palle spaziali! Cos'è successo alla sua faccia? La registrazione successiva è data qua. Sì, ma io veramente mi stupisco del volume... Che dov'è? Bisogna salire qua. Come si fa a salire lì, scusa? C'è le scale adesso. Qua no? No, sono tutte belle queste abilità. Qua, ok. Te l'ha anche detto prima, in realtà. E vi lascio andare subito. Mio marito mi regalò un anello con una perla di Skeg che rilasciò feromoni della fame. Sa che le dico, mi dispiace. E suo marito dov'è adesso? È morto. Che storia strappalacrime. Almeno adesso avete qualcosa in comune. Livello 6 si ho visto. C'è un punto da spendere. Ma ok. Jack il bello è giocabile nel prossimo episodio. Cioè in pre-sequel. È uno dei personaggi giocabili con DLC. Ah sì, allora non spoilerare. Ci sarà ci sarà un motivo per cui diventa giocabile. Però non spoilerare. Puoi capire. No, ma figurati, non. Ma manco me lo ricordo, fra l'altro. Cioè... Qua? No. Ancora anche qua sopra il tetto.
Servono le munizie. No. Dov'è? Dov'è l'ultima registrazione? Dov'è? Sei? Ragazzi? Wait, pardon me. Le trovate? Allora mettiamo un punto intanto. Impatto. Aumenta danni da arma e danni a corpo a corpo. Cos'è William? Un robot? Jack il bello l'ha uccisa, eh? Peccato, un vero peccato. Ti prego, portami le registrazioni, ecco, non appena ne hai l'occasione. Ok. Allora, vediamo un attimo di mettere i punti. I punti mettiamo sempre in discorsi del della squadra, possibilmente. Sì. Ma io non c'ho squadra, io sono violenza, man, io meno. Vabbè, quello che vedi tu, insomma. Allora, questo mi sembra... Questo cosa fa? Aumenta l'energia massima e aumenta la capacità dello scudo. Poi cosa che farà? Danni, velocità di movimento, velocità di ricarica, carica rapida, infine... Ovviamente di schierare due torrette. Ok, questa invece è esplosione atomica con la torretta. Ti migliora praticamente in tutto. Questo, dove richiama? Gestione crisi, granatiere. Sai che a differenza dell'altro mi sembra tutto DPS, ma praticamente non sembra che ci sia niente di per la squadra. Squadra? Nemmeno io sto guardando, ma non c'è niente di squadra. Sono tutte cose personali? Beh, allora iniziamo con questo, va? Ok. Dunque, queste dovremmo averle fatte tutte, no? Ok. Bene qua, tesoro. Un milione di grazie, cacciatore della cripta. Oh. Hai aiutato uno sciocco anziano ad avere un aspetto più duro di quanto meriti. Costume comando, sblocca questo costume per il sistema di cambio rapido, poi andiamo a vedere magari cosa è. Brutta giornata, è il fucile a cecchino che ha un cadenza di fuoco sempre 2-6, finché non sono sotto l'1 fanno assolutamente schifo. Qui Jack il bello, o da o questo o questa. Ti piace il mio cappello? Andiamo questa. E poi Nanni Bulimon, cacciatore della crippa per Bacco. Non spiego cos'è. Mi piacerebbe combattere con un nano a cavallo di un Bulimong? No. Andiamo a vedere. Dici nanomong per me? Se la risposta è no, sei triste e non desidero parlarti ulteriormente. Sei triste, non desidero. Ok, vediamo il costume. Ah, mano destra, bordo. Quindi comando, non ne vedo meno che non è in fondo. Ah, eccolo qua. Leggenda di Pandora. Edizione speciale in fiamme. Ah, questo qua. Ma anche questo. Sì, insomma, sono un po' trash, eh. Perché? Ah, ma vai da comprare, ma scordatelo. Via. Sì, no, costano un po'. No, c'è scritto nuova e invece. No, aspetta. Ah no, c'hanno l'asterisco. No, asterisco quelli che sono. No, ma infatti sì, è una cosa che mi sono abbassato sul cazzo. Perché peraltro la, a parte che per me la Gear of Edition dovrebbe avere tutto. A prescindere. Innanzitutto però... sì, e sono d'accordo. C'è questo. Che mi si vede. Ok, Blackburn Cove. Vediamo un attimo le quest. Simbiosi. E raggiungi Claptrap, questo dove si trova? Là. Questo invece si trova di qua.
Vabbè, allora andiamo avanti con il miglior tirapiedi di sempre. Tu dicevi che il miglior tirapiedi di sempre in teoria è la quest principale, no? Come? Le quest che si facevano là in alto in quella specie di baia sono sì, la quest principale. È la principale. Vabbè, la andiamo principale. Su quella, dai. Baila, baila morena sotto questa luna piena. Under the moonlight. Sei quasi intonato, quasi, eh. Quasi. Ricordo quasi Zucchero. Sei sempre quasi Zucchero? Che dici? Sono quasi Zucchero. Perché mi hai scritto FB, Zac? Cosa sta a significare FB? Facebook? Cos'è? È un gergo giovane. È un gergo giovane? Sì. Ok. La macchina non c'è, mi chiede Zac. Ci saranno le macchine? Non te lo posso dire, Zac. Me lo può dire, secondo me sì, però boh. No, non glielo dico. Zac non mi ha salutato, quindi non lo posso dire. No. È anche vendicativo. Mi pare, fra l'altro, che ogni tanto respawna il boss. Più avanti nella storia. Cioè, se poi torniamo qua, mi pare che più avanti si può ritrovare Boom Boom. Senza introduzione, c'è semplicemente lui che spara. Se non sbaglio. Dica si bug? No, è proprio respawn così che si utilizza per ridare un po' di gioia ai bambini. Più forte, ma però spero che sarà più forte. Ma tu, noi saremo armati guardi fino ai denti. Cos'è che era in fondo? Sì, una torre. Un nuovo amico, eh? Cos'è qualcosa? C'è qualcosa là in fondo? Il rumore che faceva quando gli davamo fuoco. Mi scende una lacrimuccia. Ma tu guarda la nave. Là. Non ci si può andare. Sì, che si muoio. Può andare. Muoio se vado in acqua. No, vai. No. Fammi vedere il darci tu. Oh, che bello il dragone che sputa fuoco. Carino il coso, il minigun. Ehi, energia! Cioè, si sono accorte che forse era meglio farli muovere un pochino i personaggi, i nemici. Oh, che pozzanghe. Spara a bordo, da qualcuno in banda. Il problema è che consuma un sacco di proiettili queste cose. Vai a provare il Platoon. Vabbè, è singolo colpo, mamma mia. Dove mi sta sparando? Non ho capito, là sopra, però. No, ma cioè è inutilizzabile, sta 11 tra l'altro. Sta morendo. Allora, vediamo un attimo di cambiare armi, perché voglio dire. No, non è ciò che volevo fare. Arriva. Ma non l'ho ucciso quello là. Ok. Madonna, la necromante è sgravissima. Ma fanno tutti abbastanza schifo. Vai. Cioè, ma tu guarda questo, cioè, ma che cazzo è un orso? Dove? È la micromante, il cos'è la micromante? Scusa, non fai prima a finirlo col corpo a corpo? Aggiornamenti, sfida, sono. Abbiamo praticamente lo sciamano di Diablo 3. Ma un comicino troppo veloce, è ridicolo. Ma
perché non mi ha fatto rialzare? No raga, però c'è chi l'ha ucciso, lo sto dicendo io, non mi manco alzato, Filippo, cioè ma quanto sei ma secca, ma cosa vuol dire? Sono lontano da te? Ma sapevi chi era che sopra di me, scusa, non è... E poi ti ho sempre sollevato io. Ho capito, ma stavi sopra di me, stavo uccidendo il nemico, me l'ho ucciso tu, mi hai guardato, sono morto, stavi sopra di me. Mi aiutate, per favore? Grazie. Cioè, si lamenta di me? Io sono allo spawn, però ti vorrei aiutare. Quando in tre non mi stavano cagando. In tre? Io ero allo spawn, ti ricordo. Ok, in due non mi stavano cagando. Quanto ha voluto? $40. C'è da dire che potrei anche piazzare la torretta. Guarda come muoiono con gusto. Rick, perché ti vedo completamente a zero? Ma è morto. Ma come sei morto? Tenevi cosa a fianco? Tiziano! Chiamatele, sono morto. Ho perso almeno 200 monete per finora. 200 monete? Morte vero. Morte vera, nel senso non... Morte vera come in Altered Carbon? Sì, non lo so, può darsi. No, la citazione ad altro V. Exterminate. Non fa salire lo scudo, no. Ah, cioè, scusa un attimo, ma tu usi le armi normali e in più c'è il mech. Quanto dura quel mech, tra l'altro? Vedo che li fai un casino. Cos'è sta roba? Barile di scorta. La fa? Esplode, ovviamente. Volevo farvi notare il mio nuovo look. Il nuovo look? Fammi vedere. Ma sembra uno zombie, scusa, che c'è la pelle grigia. No, no. Ma sembri Mr. T. Sembra un picciotto. Sembri un serpente, sei un... come si chiama? Quelle dei complottisti, com'è che dicono quelli serpenti? I rettiliani. Rettiliani, giusto, sembravi. Guarda le loro facce. Ma è Maddie adesso che fa il pazzo. Però, cioè, vedi, cioè, non ha senso perché muori subito. Appunto, non fare il pazzo, no? Ma, scusa, te ne sei andato mentre ti stavo tirando su? Ah, te sei andato in furia omicida? Sì, meno male che sono uscito. Una volta tanto. Ma quanto è grosso questo qua? Di Metal Gear Solid. Due clappi diventati i nostri pupazzi da tortura per la vita e non vi uccideremo. Pensateci con calma. Allora, vediamo un attimo qua. A chi serve una licenza medica quando c'è lo stile? Vedo questo. Allora, vediamo. Ah, questo dovevo... Ah, ecco perché non ce l'avevo il comando, dovevo cliccarci. Ma che menata questa cosa qua. Ti dà le cose nell'inventario, devi cliccarci anche se è un costume, ma che stupidata. Capito. Allora, questo è 100 e questo era invece? Quasi morto? Ci penso io. Cadenza di fuoco però 0,8. Allora. Dunque, dicevamo. Ecco qua. Che me è nata sta cosa? Devo vendere anche gli scudi magari. Vabbè. Andiamo?
Ah, il colore di metalli. Ok, capito. È il 3, più che altro. Snake Eater. Snake Eater. Che quando va nella foresta. Se trovate i minigun. Se trovate i minigun. Io un zerco. Che cazzo, Xbox ha mantenuto anche un po' di dei incastramenti. Che arma? No, no. Può star zitto sti babbeo? Ah, voglio dire, è fastidioso come lo era nell'altro, alla fine tutte queste voci un po' sovrapposte. È voluto. Ma mamma mia, che armi. Ok, vengono tutte considerate con lo stesso tipo di arma. Con lo stesso tipo di munizioni. O oh, no, è simbolico così. Dov'è che capisci che tipo di arma è stavolta? Ragazzi? Come? Da dov'è che capisci se è un rifle, eccetera, eccetera? Da l'icona. Ma c'è l'icona? Dove? Come non lo capisci? Come? Basta che metti il coso, sta l'icona del fucile o del... No, dalle munizioni sotto. Quando lo selezioni ti questo... dice il tipo di munizioni che usa. In basso, a sinistra. Ah, sì, lo vedo adesso. In basso sinistra. Ok, io ho tutte pistole purtroppo, quindi... No, io infatti stavo cercando perché sono senza proiettili. Ne ho 27. Ok, questo ce n'ha di più adesso. Ok, proviamo così. Ok. Non è questione di prenderci un attimo in una mano. Clap trap. Non ci passiamo in due. Cazzo, che male. Grazie. Io vado. Auguratemi buona fortuna. Adriana! Non ti dirà perché nessuno qua si chiama Adriana. Quindi muori male. Ok, te l'ho lasciato lì a posto. Guarda che bravo che sono. Te l'ho ammazzato al limite. Cos'è quella roba lì? Ether. Ah, l'ether che diventa viola. Famoso. Sì, è il barile che esplode praticamente. Aiuto, please. Aiuto, aiutatemi, please. Mi posso rianimare una volta? Sì, in effetti potresti dire Chiara invece che Adriana. Chiara! E fossi in Chiara io mi offenderei mortalmente da questa cosa. No, dico, non aver pensato a lei. Oh, qua è qualche. Ho individuato dell'energia. Ma sono fatto una citazione. Ha individuato l'energia che l'abbiamo abbiamo preso. Adriano. Adriano. Tipo. Guarda come muore con gusto. Sempre avanti. Ma sciottano. Vediamo se è granatina. Ma guarda che carina che fa.
cazzo, però adesso non so, del... non so più avanti la prossima missione. No, c'ho un grande quesito. Non so, non so cosa devo fare. Che ma cos'è che mi ha ucciso da tiro dietro l'angolo? Ragazzi, serve aiuto. No, è che il death trap di Gore li ammazza anche quando è giù di health, quindi eh sì, quindi non possiamo okay. Finirli, non faccio in tempo a... Guarda però che caso, arrivo io, non esce la cloaca, arriva a me ed esce la cloaca. Sarà destino, io questo. Qua si può salire ancora. No, ma la piattaforma lì. Il tagliatore più decente. Aspetta un attimo, ma qua ci sono due zone indicate. Una era più indietro. Trova Flint. Ah no, no, è più sopra allora. Flint sta qua. Sì, sì, ok. Munizioni. È una bella giornata, piena di opportunità. Un piacere fare affari. Quanto costa? Cos'è questo? Ah, shield. Ah, 4. Così poco costa, no? Andiamo un po' di cianfrusaglia. Gli scudi, l'ho detto. Qualcosa cattura la tua attenzione. Una schifezza che fa 11, direi che potrei anche venderla. Benvenuto nel mio umile negozio. Vabbè. Oh, che zona, wow. Vieni fuori, Flint! Il tuo divertitevi. È il nostro nuovo pupazzo da tortura! Riscaldiamo l'ambiente! Captain Flint. Captain Flint. Brucia, baby, brucia. Andava letta in inglese. Tu l'hai letto in inglese, io l'ho letto in... Ha fatto un... Andiamo più vicini. Violenza! Ops! L'ho ammazzato con quel predatore basso health. Cammini in un modo su. Culo. Cioè, ma ha fatto quanti colpi di fila? 19. Lotto per la vita. Non. Sono qui dietro, mi colpisce lo stesso. Beccati un po' di stile. Okay. Amore. Io. Cosa tuo? Io. Manco sono su Ledger, ma cos'era? Che sono su Ledger? Elementare non uccide? Superman? Grazie, questo minigun. No, ma ho fatto pure una citazione a Tim. No, vabbè. Una citazione a Corvina. Male al cervello. Cosa? Shiny? Cioè, Riccardo, sei sempre in terra tu. Scusami. Sì, però tu sei l'unico che si accorge che sono morto. Gli altri, gli altri sono distorditi. La verità è che sei troppo basso. Sto giocando un altro gioco.
Non lo so, sono già DLC. Sono compagni, per modo di dire. Sono compagnoni, diciamo. Amiconi, amicicci. Amicicci. Amicissimi. Come dire? Ovviamente come fregano tutto. Ah, uomo a terra, che bella cassa questa qua. Ma guardate che animali. Uomo a terra, ah, che bella cosa. Ah, che c'è un fucile qua. Ti fai il dispetto. Guarda, non era proprio molto. Aspetta, che prima prendo il fucile a terra. Però. Ah, questo non mi serve, però lo vendo lo stesso. Lo tiro sul fondo. Andiamo avanti a potenziare la torretta. Non so cosa ho preso, però proviamo a guardare un attimo. Chi è crollato? Ah, vai. Ok. Vedi. Che mazzola. Tutte pistole queste. No. Ho la pistola, pistola, pistola. Ma cambia il mio personaggio quando uso la cosa? È sempre uguale. Vai. Ri. Eh? Cosa? Il mio personaggio cambia quando uso quell'abilità? O è sempre uguale? Quale abilità? No, mi sembra uguale. Non ho mai fatto caso. Che fammi vedere, falla quando puoi, dimmelo. Oppure quando vabbè, puoi farla me lo dirai e io girerò dalla parte apposta. No, vedo solo che va in giro come un matto. Allora, basta. No, hanno lasciato queste cagate qua delle pareti della texture nera. Ma cosa serve? Ma non mettercela la texture nera, falla sigillata e basta. Ma santo cielo. Bisogna parlare con lui. Sale a bordo della nave di Krypton. Ma aspetta un attimo, se saliamo a bordo, cosa succede? Che passiamo di zona? Mondo, livello. Ecco, sono caduto qua. Adesso però si può tornare là, no? Sì, dovremmo tornare qua. Ok. Salpiamo verso forza! Aspettate. Capitolo 4. Ci sono i tuoi capitoli qua. Caspita, che gioco serio. No. Ma non era già spostato? No. Hanno messo il suono del cosa che coso a pendolo. Mm-mm. Siamo vicini al sanctuary, tirapiedi. Vai avanti tu. Sia i locali di cosa avremo bisogno per la mia festa di bentornato. Ecco la macchina. Sanctuary è inagibile. Voi Bloodshot potete stare nel vostro buco. Aspetta. Perché non ve ne tornate all'accampamento? Oh, buona idea! Ah, speravo che fosse una cosa per spannare. Andare è un posto violento e pericoloso. Sanctuary. La nostra Ava. Adesso io chiederò un'auto per raggiungere il cancello della città. Per me ormai lei è Ava. Hai visto un po'? Ci assomiglia vagamente il viso. Che tu li guardi il viso? Qua posso guardarci solo il viso, cioè non so se hai notato o hai bisogno di occhiali. Ho fatto bene perché sennò non sono abituato alle emozioni che sto provando. La gente si distraeva invece di giocare. Che palle. Però grazie, ci sta, vedi, io cerco di tirarti su e lui mi spinge via, visto che il gameplay è evoluto. Sì, ma se qualcuno è a terra e c'è un nemico con poca vita, lascia che lo uccida. Non so perché ogni volta che qualcuno è a terra e c'è un nemico vicino, c'è proprio il bisogno di ammazzare il nemico vicino lasciandolo nella merda alla persona. Ah, così. Perché vedi? Conferma, Zacca sta confermando questa. I tuoi compagni ti aiutano. 105, guarda che danno che fa questo. Raddoppiato. Più che raddoppiato. Violenza! Sto dicendo, però un range, cioè un ritmo di fuoco non è. Ok. Comunque con le sfide che si sbloccano si prendono i gettoni che aumentano un minimo le caratteristiche, però sono accumulativi. E i gettoni dove li trovi? Te l'ho detto adesso, superando le sfide. Tipo CDX. Abbiamo già fatto alcune sfide,
Sì, ma continuano. Prima sono 5, tipo il fatto dei cervelli. Di... Io ho 20 monete adesso. Questo dispositivo riscatta gettone. Cos'è questo euro qua? Un mezzo per te. Provalo. Adesso sono curioso di vedere la fisica di... C'è una merda come prima. Vediamo, vediamo. 26, 27. Piano! Utente non autorizzato in zona. Stai cercando di forzare il... Sono tutte, tutte pistole, male, per cui... Male. Dannazione. Accidenti. Questi catch raid sono controllati da un uomo di nome Scooter. Magari gli manca qualche cromosoma, ma è un genio quando si tratta di veicoli. Ha bloccato questa stazione per impedirne l'uso ai banditi, ma ho rilevato... La bocca, un po' gli occhi, poi aveva un po' più lungo di viso, però... Se riesci a collegare l'adattatore di interfaccia al catch raid, posso forzarlo e procurarti un mezzo. Ma avete notato quell'H gigante sulla Luna, praticamente? In orbita? Sì. In cielo? Esatto. Indovina per cosa sta. Perché H? Bravo. È un... Cosa? Hyperion? Sono molto attento, ho studiato. È l'Hyperion e la... La base la finale, dove andremo... No, è la produttrice di armi Hyperion. Ci sono le armi Hyperion, se ti ricordi bene. Ma quella a fare là, che cos'è la base? È una base loro. Ok. Abbastanza megalomani, ok. È Jack il Bello è il capo dell'Hyperion. Ehi! Che simpatico! Ciao. Fammi dire, la stai usando e... Boh, ho messo uguale, semplicemente un pazzo. Ragazzi, mi sta scolpendo. Non uccidete nemici vicino a me, per Cristo. Ma sai che continuo a confonderti? Ma non potevi scegliere un personaggio che... Non hai una skin veramente. Ti confondo spesso. Come? Non hai una skin, non so, fucsia, tipo quelle di Fortnite, quelle... Ah, minchia, non sai riconoscere, c'è il nome sopra. C'è il nome, ma... Quando sei distante non sempre lo fa vedere. Capito, ma però istintivamente mi confondi, io non voglio, non puoi trasformarti in un coniglietto bianco o qualcos'altro. È qui l'adattatore dell'Imperium. Ok, adattatore Hyperion permette alla IA Angelo Custode di forzare qualsiasi... Si chiama Angelo Custode la nostra Ava, vedi, però c'è la A, c'è... Collega l'adattatore al catch raid e ti farò avere un'auto gratis. Non so cos'è, non so cos'è, via. Ma no, ma ho detto che lascia stare, Riccardo, lascia stare. Sono ancora col fucile di base. In tutto, cioè, Borderlands 1 avete fatto... Potete gentilmente magari darmi un mitragliatore decente, no? Devo usare i doppiettoni. Allora, perché... Allora, fammi vedere che cos'è che ho. Ho i cecchini. Cos'è, no, che ti serve? No, cos'è, basta, che ti serve? Un doppiettone? C'è un doppiettone? C'ho due doppiettoni, Eric. Un 28x13 o un 27x15? Mi interessa a me di doppiettone. Io vado di mitragliatore, perché è un berserker mitraglio. Sembra Wolfenstein con le due armi. Basta. Maddy? Ho un doppiettone 28x13 e uno 27x15, ti servono? Ho 28x13, che il mio c'ha 23. E un 27x15? No, no, va bene 28. Ne basta one. Come faccio a a dartelo? O premi... Così, prendilo, accoglilo. Ok. Questo è pure esplosivo. Ho i bonus elementari. Wow. Perfetto. Metto ciò che è elementare, danno bonus e aumentato. Vediamo. Veicolo, runner leggero.
oppure con lanciarazzi. Ok, mimetizzazione preferita. C'è. C'è ancora il rosa, onice. Ma fanno tutti schifo, siamo quasi tutti uguali. Incidente stradale. Betty deve prendere incidente stradale. Ah, la mia ragazza sta piangendo, manca una serie TV. Sta piangendo. Che cosa stai guardando, amore? Ah, ma è lì Chiara? Che cosa stai guardando? Perché stai piangendo? Perché stai piangendo? Che cosa stai guardando? Che cosa stai guardando? Che ride. Sta piangendo con mossa ride. Che cos'è? Stai guardando il fucilino. Ecco perché piange. Non piangere. Tutto sei bello. Andiamo. Che cosa stai guardando? Ora dovresti le divertite di tenere un'auto da qualsiasi faccia. Ora usala per saltare il fossato. È ancora uguale il sistema di guida. Viene su, ok. Cos'è che stava guardando allora? Lady Bird. Pensate con me di sempre. Mi guida bene, insomma. Sì, sì. Maddie, cos'è che sta guardando? Non ho capito, favore. Maddie, switch la torretta. Maddie, non guidare. Vai alla torretta, Maddie. Per favore. Ok. Maddie. Va bene, ecco. Va bene. Mi dici cosa stava guardando che piangeva? L'ho detto, Lady Bird. E cos'è Lady Bird? Quello vecchio... No, qual no, è? No, quella là è Lady Hawk, quella là. Lady Hawk. E cosa cavolo è Lady Bird? Bella. È un film dove sta questa tipa problematica. Che... è problematica. Riccardo, che sta succedendo? Piange perché si identifica, volevo vedere cosa c'è qua. Schiaccialo, schiaccialo, questa volta non si schiaccia. Ma... ha cambiato questa cosa, non si può investirlo. Clippo, ma puoi giocare. Schiaccialo, guarda, guarda. Hai visto che vengono fuori i numerini perché li stai schiacciando? Aspetta. Ma questi idioti, perché a questo punto viene a dire idioti della Gearbox, ma non hanno giocato e non si sono accorti che il volume, a meno che in inglese è il triplo. Ed è solo il doppiaggio italiano che... c'è una cosa però. L'unica cosa che possiamo fare è passare un attimo con questa. Aspetta che lo volevo finire a mani nude. C'era mica la quest. No, l'abbiamo già fatta la quest. Ma non era finita quella missione di... Ma per finire il turbo c'è un modo. Devo riprimere F. F. Sì, devo riprimere. Hanno fatto un pochino più preciso, caspita. Avevano assunto qualcuno di più intelligente come game designer. Ma no! No, c'è da dire che direi che è meglio abbassarlo ancora un po'. Io non so niente, sparo in basso. Ho avuto la stessa, lo stesso. Qui è una zona rumorosa ovviamente adesso però. Cioè, ma scusa. Ero un robino che sai, sembrava un. Ok, là bisogna. Abbiamo appunto la minimappa adesso. Grazie per spaccarmi la macchina. Potevamo farlo un attimino, comunque un attimino più preciso. È meglio dell'altro, no? Cioè, se vuoi renderlo interessante, voglio dire, fai in modo che sia usabile. Perché sennò. Non sto capendo niente. Non sento niente. Cos'è che non stai capendo? Devo abbassare ancora di più il volume del gioco, già è quasi al limite. E qua che bisogna andare, però bisogna lasciare. Dice. La macchina. Ok, ora si può andare su qua. Cactus pungente. No, non sparare ai cactus che... non è giusto.
scendiamo. Scarpe. Hai finito di fare casino, Tiziano? Sento che ci siamo separati da quando è morto. Ops. Adesso sembra che sto sparando con una pistola silenziosa, eh? Tanto che i rumori, ma... Cioè... Dai! Ma guarda dove c'è... Guarda se lo becca! Oh... Allora, ma voi state arrivando? Ok... Sempre in ritardo, eh. Noi abbiamo farmato. Ci siamo forti. Esatto. E ci siamo fatti l'achievement. Ah sì. Sì, abbiamo ammazzato con la torre. L'achievement è un gran pippe. Sì. Ritardatari d'eccezione. Quello dopo, più tardi, gran pippe. Oh cazzo. Dove trovarlo? Pippe fantastiche e come fa? Ok. Penso che hai dato ottime argomentazioni all'inizio. Ah, ok, le pipe te le fai dopo, ok. So... Beh, no, scusa, non posso qua. Aspetta. Forza. Aspetta. Succhia Skeg. Sei un cacciatore della cripta. Un secondo, Roland voleva parlarti. Gli mando un eco. Mm. Ah, quindi sei tu la persona di cui si parla tanto alla radio. Mi chiamo Roland. Anch'io ero un cacciatore. Dovrei ricordarmi questo qua? Ah, sì, sì, è il protagonista. Ero il mio ritorno a Sanctuary. Ero io, infatti. Mi serve il tuo aiuto. Cazzo, ma non, cioè, il disegno lì non si riconosce niente. Polaris non è tornato con il nucleo energetico che ti deve diventare lo scudo della città. Riporta Riss a Sanctuary e avrai un posto nei Rider. Dobbiamo tenere chiuso il cancello. Roland ti ha contattato? Bene, ascolta ciò che dice. Lui può aiutarci a sconfiggere Jack. Sorride, cioè parla col pensiero. Aspetta, no? Esatto, quando almeno muoveva le labbra. Questo proprio. Questa c'è bocca piena. C'ha bocca. Ori piena. Andiamo a cercare il nucleo energetico. La bocca ripiena mi piace di più. Farcita. Dov'è che andiamo? Aspetta che stavo per sputare fuori tutta l'acqua. E mi sto uscendo dal naso tra poco. Lascia la macchina. No, Betty. Cambia, vai sulla torretta. Sali. Non c'è verso, ovviamente. Non si può sentire un... No, no, non mi rifiuto di salire come passeggero con te. Ciao. Dai, salgo io con te, vedi. Allora, trovo il capuano. Come nano. Ok, bisogna andare là. Ok. Aspetta, eh. Mi farò rivalere. Mi sto venendo giù da vomitare. Oddio, mi sto... Aspetta. Cerca di fare le curve morbide. Morbide. Esatto, lo farei i 90 gradi. Fai le curve molto femminili. Non esatto. Quelle ad angolo retto. E quasi dai sono all dance. Ma scusa un attimo, aspetta un attimo, ma ho dimenticato qualcuno per strada, Tiziano? Ah no, sei su. Ok, non ci vedevo. Stiamo andando. Maddy, non gli fai niente andando di contro, quindi andiamo di là, allora. Ok. Sì, vabbè, ma comunque è bello. No, non è bello perché spiccassi il veicolo. Te l'ho detto, tu lasci guidare a Maddy, scusa. Però mi dispiace che non li facciamo esplodere investendoli, eh. Belli mu duro. Porca miseria, sei duro. Senti com'è duro. Senti com'è duro. Senti com'è duro. È durissimo. Non muore. Non muore. Cioè, bello che non faceva niente, stava sdraiato. Adesso succato e prendo tutto che io. Cosa, che cosa? No, io! Cos'è? Non lo so. Ho
Bella questa neve, mi fa fare 50 frame al secondo, però non male, con una 1080 Ti. Rissa nei guai. Riss. Trovalo, soldato. Andiamo a trovare Riss. Riss. Riss, cos'è il corpo dei carabinieri, no? Cos'è che... Come si chiamano Riss, no? Come si chiamano? Ma sto dicendo una stronzata, ovviamente. È un po' è sparito Evil G. Non so se hai notato, Zack. È sparito? Evil G non viene più a trovarci. Perché dunque sei antipatico. Grazie. Ti voglio bene anch'io. Anch'io no. Sì, ma sai che non si, cioè, non si riesce a capire la storia, ragazzi. Ovviamente devi giocare da solo. Ma non la stiamo ascoltando la storia. Ma come fai a ascoltare che parla talmente a bassa voce? Ma devi alzare il volume, io sento più quello che voi. Il volume è al massimo, chiedi a Zack. Oh. Ma striscia quando ha poca vita, carino. Poverino, hai visto? No, come carino, poverino. Un po' di compassione. Un po' di compassione per lui, no? Mamma mia, 39. 67, 69, 70. Stanno facendo sesso? No, mi stai chiedendo quando veniamo, sto picchiando. Oh, c'è gente che si picchia qui. Uccidi gli e salito là. Questo è Riss. Cacciatore della cripta. Oh, questo? Non pensavo di valere un tale salvataggio. Uno di quegli psycho è scappato con il nucleo energetico. Senza Sanctuary sarà in difesa. Riporta quel nucleo a Sanctuary. Io mi faccio un pisolino. Svegliami quando non sarò più su Pandora. Si deve svegliare quando non è più su Pandora. Riss è morto. Esatto. Uno dei primi Crimson Lens che ho reclutato nei Rider. Ed era un bravo uomo. Vabbè. Uno più uno meno. E già che ci sei, ammazza qualche bandito per Riss. Ti avrebbe fatto piacere. Ok, uccidi il Bloodshot. Obiettivo opzionale. Uccidi Bloodshot. Esplora la zona segnata dal cerchio verde sulla minimappa. Qua ci vuole là. Manca l'ultimo. Preso. E come ho fatto? Non ho visto un verde, ma sì. Questi dovrebbero degnarsi di fare loot separati per ognuno. No, ci darebbe abbastanza divertimento. Sì, giusto, non potevo non fregarvelo come. Ah, eccoli qua che non guardate neanche dove sono le casse. Mio. Vabbè. Mio. Questo è... Andiamo. Siamo a praticamente 2 ore di stream. Facciamo ancora un pochino e basta. Non esageriamo come facciamo sempre. Quanto bella la mia ragazza che mima. È un mimo nato, cioè non. E che fa? Mima. Mima. Sì, ma in realtà è nata una questione sul gelato, perché ho comprato il gelato. Stavo per dire il cucciolone, però era un doppio senso esagerato, quindi. Il cucciolone. Perché avevi voglia di cucciolone, non. Però molto io so che mi sembra la situazione, tu. Non so, lo chiama cucciolone il tuo coso. Non lo so. È un mutafo. Preferisco, oddio quanto è grosso come nome, mi piace di più quello.
Il nomade duro potrà mai essere più duro di me. Oh, questo? Wow. Aiutate, per favore. No. Non muoro. E mi chiedo che dovresti farcela da solo. Cucciolotto. Cucciolotto. Ma ogni quanto le fai quel cazzo di robot lì? Ah, senza munizioni. No, non lo uccidere! Hai visto che tecnica? Grazie, fortissimo. Hai fatto un dribbling bellissimo. Madonna, ti picchio tutto, ti picchio, vieni qua, ti picchio tutto, ti picchio, dove sono gli altri? Madonna, ti picchio tutto, durante un casino, però. Ti ucciderò a morte. Cioè, Riccardo è sempre in te, ragazzi. Vabbè, i nani sono bassi, non è che. Adesso, scusa. Cioè, non pretendere. A che posizione? Guarda, che voce di Gaia, guarda. Schiero la torretta. Al duro sul cervello. Pam 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 pam. Potenza di fuoco! Ah, che critico mentre saltavo. Ok. Spence ha perso un uomo di valore, ma sono sicuro che Aris avrebbe fatto più di sapere come hai spacciato via quei bloodshot. Wow, ma come si muovono? Guarda che atleta. Il pistone pisci di comunque più avanti vedrete un personaggio al Necromante. Qui vediamo più avanti un personaggio simile al Necromante, un'altra ragazzina scoppiata di cervello a morire. Ok, la Flippomante. Aspettiamo la ricarica. Fan bagno. Allora che tutti dalla parte opposta. No, vedi qua. Ma è praticamente inutile. Guarda, sta nell'inventario. Stavo cambiando arma perché c'è il cecchino. Comunque come tank, sono il tank col cecchino. Fermati, Edizia! Che chi te vede? Ero dietro di te. Ma tu non curi più sparando, quindi, giusto? Cosa? Non curo sparando. Più sparandoci. No, non, al momento non curo niente. E penso che non curerò mai, mi è sembrato. 16x2 di critico. Vediamo questo. Ok, 20 blood shot li abbiamo fatti. Ma non ci dovrebbe essere. No, è più avanti, Giampetto. Cosa? No, ci dovrebbe essere Giampeppe, però è più avanti. Giampeppe! Maledetto Giampeppe, poi capirete il perché. Quando vedrete un tipo enorme con i nani attaccato allo scudo. Sì, ma questo sta spoilerando Giampeppe. Tutti i personaggi che incontriamo, ma sì, scusa. Non ho capito. Incontrerete l'altra ragazzina. Incontrerete questo qua. E dopo 5 secondi ha iniziato a descriverlo. È grosso, è grande, è grosso. E ti dico, giusto per il gusto di spoilerare, che se spari alle corde che legano i nani. Oh, mi tolgo le cuffie così non sento che cazzo sta dicendo.
Mi sono tolto le cuffie così non sento niente. Bla 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 bla. Esatto. Ok. Andiamo? Andiamo? Dunque. Là. Momenti di serio silenzio. Rick? Sì. Andiamo. Comunque mi pare che c'è il cambio impostazioni, devo vedere se si può, mi pare che qua si può guidare senza l'analog destro. Senza che? Ma l'analog destro. Ah, vabbè, perché tu giochi con il pad già. Ha fatto il suo tempo. Col vostro permesso. Senza il mouse. No comment. Prometto una cosa, la vostra morte sarà rapida. Ma perché non usi la trackball addirittura? L'ultima parte è una bugia, tra l'altro. Passerò. Roland, sei tu? Oh, è il cacciatore della. Oh, ma possiamo. Scendiamo qua? La facciamo a piedi gli ultimi 100 metri? Oh, finalmente apre la zona. E perché tu sei sceso? Perché la città, quindi c'è una con macchina. Minchia, su scatta vetrando il coglio. Uiii! Ottimo parcheggio. Parcheggio perfetto. Ah, sei arrivato a Banditopoli. Banditopoli. Bello. Sarà bello vedere una faccia conosciuta quando ridurrò in cenere quel posto. Ho deciso che ti rivelerò il mio segreto più avanti, quando te lo sarai guadagnato. Ok. Dai, io direi che in realtà possiamo anche fermarci qua. Questo? Cazzo. Sì, sì, è un'area nuova questo. Visto che abbiamo cambiato zona, tanto vale approfittarne. Sì, sì, saliamo qua. Ne risporpiamo un po'. Quello che ha affrontato Jack ed è sopravvissuto. Ci serve il tuo aiuto. Ma prima le cose importanti. Inserisci il nucleo energetico nel generatore dello scudo. Ragazzi, comunque il giovedì prossimo la live non la posso fare, la farà Chiara. Va bene, sì. Ok. Magari gioca meglio di te. Sì, ma io gliel'ho detto, ho detto no, ho paura. Cioè, non ha neanche paura di cominciare a giocare. Ah, ma 23. Capitolo 5, piano B. Ok, perfetto. Ottimo. 12 ore di corso. Mettiti sull'attenti, un cacciatore della cripta viene da te. Ok, non apriamo il cancello, fermiamoci qua. Va bene ragazzi, settimana prossima allora ci sarà Chiara. Cosa? Salutiamo già da adesso Maddy. Ciao Maddy, a non più rivederti. Ciao Maddy. Facciamo un cambio molto volentieri con Chiara. Sei calmo? Sei incazzato. Con la tua aggressività. Sei incazzato. Hai il problema di gestione. Allora, signor Roberto, lei ha problemi nella gestione della rabbia. Non ha mai pensato di fare una seduta terapeutica da psicanalista qui presente? Sono solo. Non ho mai pensato di andare a un veterinario. 90 euro seduta. Solo 90 euro. Veterinario. Per la cura della rabbia. Ok. Va bene, salutiamo tutti. Amicizia e ciao. Buonanotte, visto l'orario. Ciao ciao, a giovedì prossimo allora. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao da Chiara. Sentite in sottofondo. La prossima nostra compagna di gioco. Ciao ciao.